Sono stato sabato scorso a Milano all'inaugurazione di una mostra. Ambiente elegante, opere interessanti, era prevista la presenza del maestro, pur ottantenne, ma l'artista non arrivava e dopo un'oretta di attesa è stato certo che non sarebbe arrivato, stava male. Avendolo conosciuto anni prima, ne ho chiesto notizia e chi me ne ha riferito mi ha detto: sì, sta male, molto male. E me l'ha detto con un lampo negli occhi. Il vernissage allora si è animato come di euforia. Sguardi lubrichi divoravano le opere. Una scena degna della maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe. Ma perché tanta eccitazione? Perché è opinione diffusa che la morte di un artista ne faccia decollare le quotazioni. È una favola popolare quanto la presenza dei coccodrilli nelle fogne di New York. Non c'è nulla di meno fondato se passato al vaglio dell'analisi di mercato. Non è vero neppure il contrario, è come lanciare in aria una monetina. Se diamo un'occhiata, ad esempio, ai risultati in asta degli artisti italiani, possiamo riscontrare che Aligi Sassu, mancato nel 2000, protagonista della scena culturale fin dagli anni 30, registra il suo record in asta nel 1990, quindi 10 anni prima della morte, e tra i suoi primi 25 top price, 15 passano agli annali con l'artista vivo e vegeto e solo 10 dopo la sua morte. Ennio Morlotti, membro di corrente del Fronte Nuovo delle Arti, del gruppo degli otto, fa il botto nel 1989, lui viene a mancare nel 1992 e tra i suoi primi 25 risultati d'asta c'è quasi perfetta parità tra 12 realizzati con l'artista in vita e 13 alla memoria. Anche il mercato dei grandi maestri internazionali conferma la tesi. Lo statunitense Robert Rauschenberg, ad esempio, manca nel 2008, campione pop del neodadaismo, e si è fatto beffe finora di chi 10 anni fa si fregava le mani contandone le primavere. Il record in asta c'è stato sull'onda emotiva mentre i giornali di tutto il mondo davano la notizia della sua dipartita, con un'opera battuta in asta a Sotheby's New York per 13 milioni di dollari, e da allora solo altri 6 risultati nella top 25. Per tirare le somme, le bufale passano di bocca in bocca come api sui fiori. La mostra a Milano è rimasta Gaia. Ho intravisto anche una signora in tailleur conficcare degli spilloni in un pupazzo, ma in realtà che gli artisti dopo la morte valgano più che in vita è assolutamente una leggenda priva di fondamento. Quindi vale la pena di dire lunga vita agli artisti, che valgono più da vivi che da morti.